Quello che è successo si può immaginare, tantissima emozione e commozione. Ecco come Gianni Forti ha descritto l'incontro tra suo nipote Chico Forti e sua madre Maria Loner. I due non si abbracciavano dal 2008. Chico Forti, appena tornato dagli Stati Uniti dove stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, ha ottenuto un permesso di 4 ore appositamente per trascorrere del tempo con la sua anziana madre. Dopo l'incontro è ritornato nel carcere di Verona, dove proseguirà a scontare la sua pena, ha aggiunto lo zio. Fino a quando avremo fiato e vita ci batteremo per la sua riabilitazione. La lotta di Chico Forti e della sua famiglia non è ancora conclusa. Anche se è tornato in Italia per scontare l'ergastolo, non si accontenta, desidera dimostrare la sua innocenza. Vuole far comprendere che non è stato lui a uccidere Dale Pike, figlio del milionario Tony, il 15 febbraio 1998 sulla spiaggia di Miami, ma che è stato incastrato. Da chi? Per quale motivo? È innocente oppure colpevole? La verità rimane un mistero. C'è qualcuno però che crede in lui, Bradley Pike, fratello della vittima. Ha inviato una lettera a Maria Loner, esprimendo la sua solidarietà sia per lei che per il figlio. Ecco le sue parole. Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate, perdute. Quest'uomo si era già schierato con Forti nel 2020, scrivendo una lettera al governatore della Florida per chiedere il suo immediato rilascio. Esprimeva piena convinzione nella sua totale innocenza. Facciamo un passo indietro nel tempo. Il 4 giugno 1990 le televisioni italiane risuonano della voce di Mike Bongiorno, conduttore della celebre trasmissione Telemike su Canale 5, che esulta. Incredibile, amici! Il signor Chico Forti di Trento, campione di windsurf, imprenditore e producer, ha vinto 86 milioni di lire gettoni d'oro. Fu quella la prima volta in cui il nome di Chico Forti fu pronunciato in televisione. Era allora solo un giovane proveniente da Trento, alto e attraente, appassionato di sport estremi. Aveva ottenuto la vittoria contro il campione in carica della popolare trasmissione. 5 anni prima, nel 1985, Chico Forti aveva trionfato nei campionati mondiali di windsurf e aveva eccelso in altre discipline estreme come il kitesurf e i salti dal trampolino. Nel 1990 subì un arresto improvviso a causa di un incidente stradale. Questo evento lo portò a fondare la Hang Loose, una piccola casa di produzione dedicata al mondo degli sport estremi. La sua vittoria a Telemike e il premio in denaro, all'epoca significativo, lo spinsero a prendere una decisione radicale, abbandonare tutto e iniziare una nuova vita. Utilizzando quei soldi, si trasferì negli Stati Uniti, realizzando così il suo sogno. Arrivò a Miami, in Florida, dove fece nuove amicizie e iniziò a costruire relazioni. La sua carriera e la vita personale prosperarono, trovando anche l'amore con Heather Crane, modella ed ex Miss America, con cui si sposò dopo aver divorziato dalla prima moglie italiana. Nel 1994 nacque la loro prima figlia, Savannah Sky, seguita 4 anni dopo da Jenna Blue. Poco prima di essere imprigionato, nacque Francesco Luce, che Chico non riuscì mai a conoscere fuori dal carcere. La prima impresa imprenditoriale di Chico Forti a Miami fu l'acquisto, tramite la Hang Loose, dei diritti per girare esclusivamente all'interno della casa galleggiante di Miami. Questa casa, il 23 luglio 1997, fu il luogo in cui venne trovato morto Andrew Cunanan, un serial killer ricercato negli Stati Uniti e sospettato dell'omicidio dello stilista italiano Gianni Versace. La polizia concluse che l'omicida si era suicidato e Forti ottenne i diritti per riprendere la casa di Cunanan grazie all'intercessione di un vicino di casa, Thomas Knott. Si tratta di un individuo tedesco, precedentemente condannato per truffa e bancarotta fraudolenta nel suo paese d'origine, che si è rifugiato negli Stati Uniti con l'aiuto di un documento falso fornito da un certo Tony Pike. Entrambi questi nomi diventeranno presto rilevanti in questa complessa vicenda. Chico Forti cerca di proporre una narrazione alternativa riguardo ad Andrew Cunanan. Si avvale dell'aiuto di un agente dissidente, Gary Schiaffo, il quale mette in dubbio la validità dell'inchiesta ufficiale.
Schiaffo solleva interrogativi sulla morte del killer, supportati anche da un referto medico-legale. Si ipotizza che Cunanan sia stato ucciso altrove e poi trasportato nella casa galleggiante. All'interno di questa casa, Forti realizza delle riprese esclusive e ottiene persino un'intervista da parte di un capo della polizia di Miami. Il documentario risultante, intitolato Il sorriso della Medusa, della durata di soli 30 minuti, solleva numerosi interrogativi che restano irrisolti. Quale fu la vera causa della morte di Cunanan? Naturalmente, l'attenzione si concentra sulle azioni della polizia di Miami. Ha condotto un'indagine adeguata? Nel 1997 il documentario viene trasmesso da Rai 3 e da una rete televisiva francese, ma non negli Stati Uniti. Nessuna emittente statunitense accetta di acquistarlo o trasmetterlo. Perché? Chi lo difende ipotizza che Forti abbia messo in cattiva luce la potente polizia di Miami, che non guarda certo a lui con favore dopo essere stati ridicolizzati. Questo susciterà ulteriori implicazioni quando verrà coinvolto nell'omicidio di Dale Pike. Successivamente gli eventi precipitano e ci troviamo a giovedì 15 giugno 2000 alle 14:55 presso il tribunale della contea di Dade a Miami, con la giuria appena rientrata in aula. La corte pronuncia: «Signori giurati, avete raggiunto il verdetto per la morte di Dale Pike?» Il giurato Wendell, portavoce, si alza con un foglietto in mano. «Sì, signor giudice, Chico Forti è colpevole di omicidio di primo grado». La corte dà l'opportunità a Chico Forti di dire qualcosa. «Signore Enrico Forti, la giuria l'ha ritenuto colpevole di omicidio di primo grado. Vuole dire qualcosa prima che io pronunci la sentenza?» L'ex velista risponde: «Sono senza parole». A quel punto la corte pronuncia la sentenza. «Allora io la condanno all'ergastolo senza condizionale». Com'è avvenuta la condanna all'ergastolo per l'ex surfista italiano? Ritorniamo al 1998. Secondo la ricostruzione fornita da Chico Forti e dai suoi avvocati, al centro di questa vicenda c'è il vicino di casa Thomas Knott. Quest'ultimo gli propone l'acquisto di un hotel a Ibiza, il mitico Pike's Hotel, frequentato negli anni 80 da star e VIP come Freddie Mercury, George Michael, Joan Baez e Frank Zappa. Knott afferma che il proprietario, Tony Pike, anziano e malato, deve vendere a un prezzo conveniente questo pezzo di storia. Chico Forti accetta l'offerta. In seguito ammetterà di essere stato molto ingenuo e che questa sua ingenuità lo ha portato dritto in carcere. Non effettua alcun controllo sull'hotel o sui suoi proprietari. Successivamente si scopre che l'hotel è stato già venduto tempo prima. Tony Pike, affetto dall'AIDS e senza soldi, ha ceduto l'intera struttura a una società che gli offre gratuitamente ospitalità. Secondo gli avvocati di Chico Forti, quindi, non c'era alcuna vendita in corso. Il vicino apparentemente insospettabile, forse con l'aiuto di Tony Pike e del figlio Dale, sta ingannando l'italiano, che ha a disposizione molti soldi ma non è un esperto d'affari. Nel febbraio del 1998, le parti decidono di formalizzare la vendita dell'hotel. I Pike chiedono a Chico Forti di acquistare i biglietti aerei. «Non abbiamo liquidi», sostengono. Forti accetta e il 18 febbraio 1998 arriva a Miami solo il figlio di Dale Pike, Tony. Al telefono, il padre di Dale sostiene di aver mandato in avanscoperta il figlio. I problemi iniziano già in aeroporto, dove Chico Forti va a prendere il suo ospite. L'aereo, previsto per le 16, è in ritardo e i due faticano a incontrarsi. Successivamente Dale Pike chiede a Forti di accompagnarlo al parcheggio del Rusty Pelican, un ristorante a Key Biscayne, dove deve incontrare degli amici che conoscono anche il vicino di casa Knott. Chico racconta di aver salutato Dale alle 19, vedendolo salire a bordo di un'auto lussuosa, una Lexus bianca. Le ultime parole di Dale, secondo il racconto di Forti, sono: «Ci vediamo appena arriva mio papà a Miami».